Comune di Mediglia, limite del centro abitato, casa in costruzione, cascina. In cascina ovviamente ci sono le mucche. Le mucche vengono allevate per fare il latte e per carne da macello. Vediamo cosa succede nei dintorni. È sera, la zona Parco Agricolo Milano Sud, teoricamente zona protetta, campagne coltivate a fieno, 3, 4, 5 raccolti durante l'estate, terra molto fertile, il fieno notoriamente viene mangiato dalle mucche, le quali a loro volta fanno come sopra carne e latte. Andiamo a vedere cosa succede più avanti. Questa è una zona di cascine. Qui abbiamo un fiumiciattolo nel quale, quando hanno voglia, vengono a stazionare gli aironi. Uno dei posti più belli del parco. Andiamo più avanti. Più avanti c'è un impianto di tritovagliazione dei rifiuti. Eccolo. La notizia è che l'impianto è andato a fuoco. Non oggi. 5 giorni fa, e oggi, a distanza di 5 giorni, è ancora in fiamme. Andiamo a vedere più da vicino cosa succede. Ah, guardiamo un po', questa sera tira vento. Guardate un po' cosa c'è dentro. Cumuli inverecondi di nettezza urbana, teoricamente soggetta a raccolta differenziata. In pratica no. Cosa producono quei fumi? Quello che si dice a Napoli quando i napoletani incendiano i cassonetti. Soltanto che lì si incazzano, qui nessuno dice niente. Sono 5 giorni che questo impianto va avanti così. Andiamo a vedere che cosa succede da vicino. Quella è la spazzatura che hanno tirato fuori. Ed è, come potete vedere, una piccola parte di quella che c'è ancora dentro. Tanto per capire, facciamo il confronto con la dimensione della ruspa. Quella è la ruspa che lavora su un... Dai, andiamo! Qui c'è una cabina del metano.